Come si fa? Non mi ricordo bene. Ciao! Sono Robin Hood, Master New Meat Italia. Avete chiamato voi? Io ho risposto. Stavo uscendo con la moto. Arrivo, aspetta! Te c'hanno una domanda. Sì, mo vengo, un attimo. Che domanda ci avete? Come si fa a prepararsi per una video intervista online? Ne pensate la notte? Una video intervista online è la domanda del secolo, è la cosa più giusta che mi potevi chiedere perché oggi nessuno sa come prepararsi per una video intervista online fatta bene, eppure è la cosa più attuale del momento perché non c'è più bisogno di telefonargli, fare domande, poi trascrivere tutta una serie di cose che non sono magari esattamente quelle dette, ma basta fare una video intervista online a distanza, ci sono gli strumenti, c'è www.oovoo.com, c'è SiteSpeed, SIGHTSPED.com e ce ne sono vari altri che ti consentono di andare online con il tuo video, l'audio e poter registrare tutte le domande e risposte. Quindi, se qualcuno ti chiede di essere intervistato online, come ti devi preparare per questa intervista? Quali sono le cose importanti da sapere? Ah, semplice. Prima di tutto, non ti devi preoccupare del software o di queste cose perché chi ti intervisterà ti manderà un link per installare qualcosa, ti dovrai segnare un nome da aggiungere alla tua lista dei contatti e poco più. Quindi non è quello il lato del quale preoccuparsi. Il lato del quale preoccuparsi è invece come ti metterai tu. Mettiti innanzitutto in un posto dove dietro di te non ci sia niente, che sia il più possibile neutro, bianco, grigio. Non metterti lontano lontano dalla telecamera, piccolo piccolo, con tutti i quadri che si vedono dietro la scrivania, tutto il tuo vestito. No, l'importante è che ti inquadri bene il volto, che il tuo viso riempia completamente l'inquadratura. Dalla testa al mento devi riempirlo. Durante l'intervista è importante che non è che guardi giù sullo schermo cosa sta succedendo, quello che ti fa le domande, le risposte, gli rispondi lì e là, ma guardi sempre diritto dentro la webcam. All'inizio magari non ti sarà naturale, vorrai guardare quando ti parlano al video di chi ti sta parlando. Cerca invece di fissarti dall'inizio, di vederlo con la coda dell'occhio all'interno del campo visivo e di guardare sempre lì dentro. La cosa però più importante in assoluto è l'illuminazione del posto. Cioè, il problema che succede sempre è che arriva qualcuno che deve essere intervistato e rispetto a me sembra stia al buio, in Alaska, in una cella di Guantanamo. Non deve essere così. Devi essere ben illuminato. Quindi la soluzione più semplice è di metterti ad una scrivania dove è a disposizione una di queste lampade da tavolo snodabili. E possibilmente piazzarti davanti a un muro bianco, cioè tu ti piazzi con il tuo computer e la webcam di fronte davanti a un muro bianco e punti la luce che hai a disposizione verso il muro. Qui da accanto a te punti il muro di modo che hai una luce riflessa generalizzata, diffusa, che ti investe. Se riesci ad avere più di una luce, tanto meglio. Quindi, se riesci a avere anche dietro bianco, meglio. Se non c'hai il muro davanti, mettitelo dietro. In quel caso, però, se punterai la luce, verranno delle ombre, quindi ti servirà una luce a sinistra e una a destra. Quindi è importante che spendi 5 minuti a organizzare le luci. Cos'altro? Ma direi che la cosa più importante poi è di spegnere tutte le distrazioni. Telefonini, telefoni normali, la porta dell'ufficio, la porta di casa, colleghi, amici, parenti, figli, mogli, amanti, eccetera, idraulici che potrebbero intervenire all'improvviso durante la videointervista. Mi raccomando, diglielo prima, perché quelli succedono sempre quando c'è la videointervista. Quindi spegnili tutti prima, mettiti in posizione, vatti a installare il software che ti hanno detto e con queste cose dovresti essere a posto. Da Robin Hood per Master New Media Italia è tutto, ci sentiamo. Ciao!